qui a Perugia con Fabio Bazzani, che adesso gioca nel mezzolara, continua a giocare e a segnare, quindi giustamente viene premiato come bomber senza età. Ma sì, insomma, mi fa piacere più che altro, ecco, essere tornato a Perugia, una città dove ho ottimi ricordi perché è la città con cui ho giocato il mio primo campionato di Serie A, quindi parliamo della stagione 2001-2002, e essere chiamato qui per un riconoscimento, appunto, e perché magari uno fa ancora gol in palcoscenici diversi, sicuramente mi fa piacere, perché vuol dire che al di là di quello che sto facendo adesso è più che altro magari anche per un ricordo piacevole che hanno di me, quindi insomma questo non mi può che fare un enorme piacere. Maturato al presente, continui a divertirti giocando? Assolutamente sì, è normale che adesso è pura passione, perché comunque da 4 anni a questa parte mi ero fermato e stabilito a casa e ero anche in procinto di smettere, avevo fatto già il patentino di base per allenare e poi è scattata una scintilla di questa società di Budrio gestita da miei ex compagni di squadra e ho allungato la carriera di 4 anni e devo dire che mi sto divertendo molto, ho ritrovato proprio il gusto di giocare a calcio, ma soprattutto sto prendendo l'impegno nella stessa maniera con cui lo prendevo quando giocavo in categorie più alte, e forse anche per questo che sto riuscendo comunque a fare bene e a divertirmi. Per quanto riguarda la Sampdoria, una delle tue ex squadre, ti aspettavi questa ripresa con Mihajlovic? Da quando è arrivato il tecnico serbo sulla panchina blu cerchiata, le cose sono cambiate nettamente? Ma direi che assolutamente Mihajlovic è la chiave della stagione della Sampdoria, perché è una squadra che parte con un sacco di difficoltà, con una classifica molto brutta. Credo che l'arrivo di Sinisa Mihajlovic sia stata la svolta, perché ha dato sicurezza alla squadra e addirittura l'ha salvata con largo anticipo, e quindi direi che l'artefice e il protagonista della salvezza della Sampdoria sia solo Mihajlovic, e per fortuna, ecco, dei colori blu cerchiati, insomma, si è arrivati al rinnovo di contratto e quindi insomma si riparte da lui. Hai temuto che potesse andare in altri lidi? Insomma, cioè la Juventus addirittura aveva fatto un pensierino a lui. È normale che dopo la stagione che lui ha fatto ci può stare che qualche sirena lo destabilizzi un attimo, e magari si è preso qualche giorno e qualche ora in più per rinnovare con la Samp, appunto per guardarsi attorno, ma credo che sia assolutamente normale. Io credo che l'importante è che alla fine per la Sampdoria lui sia rimasto, e anche se qualcuno l'avesse cercato di grandi squadre, per la Sampdoria deve essere un motivo d'orgoglio avere un allenatore che comunque era ambito anche da piazze assolutamente importantissime. La Sampdoria ce la farà a trattenere Gabbiadini oppure è troppo difficile? È chiaro che il giocatore è un giocatore che è di valore, quest'anno ha fatto bene, quindi bisognerà vedere a livello economico cosa costerà, però credo che abbia le intenzioni e la voglia di trattenerlo, e questo sicuramente, quindi insomma sono fiducioso che Gabbiadini l'anno prossimo possa vestire ancora la maglia della Samp. Di Eder che cosa pensi? Eder credo che abbia dimostrato quest'anno di poter essere un giocatore di Serie A e dando un contributo importante, perché ha avuto continuità, ha fatto gol, ha fatto prestazioni, e quindi credo che abbia messo le basi per poter dire alla Sampdoria che è un giocatore su cui puntare. Palombo invece è sempre il leader della Samp? Palombo è ritornato leader, io credo, nel senso, in campo era stato messo in una posizione non sua, lui lo faceva perché è un bravissimo ragazzo, dà sempre la massima disponibilità, però secondo me perdeva quello che era il suo potenziale, perdeva tante sicurezze, quelle che lui ha costruito nella sua carriera giocando da centrocampista. Il fatto di metterlo dietro in una difesa 3 secondo me gli ha fatto perdere fiducia, entusiasmo. Non è un caso che nel momento che è arrivato Mihajlovic l'ha rimesso nel suo ruolo e è ritornato a essere il protagonista e il trascinatore della Sampdoria.